Sì, si parla di 50.000 persone che hanno riempito i fori imperiali. Il bicchiere non è mezzo vuoto, non è neanche mezzo pieno, il bicchiere in questo caso è straripato. La manifestazione Salve Ciclisti è stata un successo strepitoso, al di là di qualunque possibile aspettativa. Ancora non siamo a conoscenza dei dati di Londra, non siamo stati ancora informati, però ho il sospetto che siamo stati di più. Evidentemente l'esigenza del popolo italiano di avere città a misura di bicicletta, a misura di pedone, è enormemente grande. Non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo subito. Giornata della Salva Ciclisti, quindi per chiedere più piste ciclabili, una migliore mobilità, rispetto per i ciclisti, sicurezza. Non abbiamo più i soldi per pagare la benzina, quindi dobbiamo andare in bicicletta. In bicicletta dalla Garbatella fino a qui e con tutti i ragazzi in carovana allegra e siamo fortissimi, siamo bellissimi, siamo qua perché anche per loro era importante rendersi conto di quanto bisogna salvare i ciclisti ora più che mai, soprattutto rispetto al fatto che comunque Roma è una città invivibile per i ciclisti e quindi dobbiamo batterci perché invece lo diventi e perché lo sia, soprattutto per i ragazzi che imparino a muoversi in bici e non macchine varie, insomma. No, dai, adesso ti faccio aprire, no.
Eccolo.